Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo di un pesce gatto non molto conosciuto, ma che piano piano è sempre più richiesto, il Synodontis Petricola dwarf. Il dwarf appartiene alla famiglia dei Mochokidae. In natura lo troviamo in Africa, nella zona della Tanzania, della Rift Valley e anche del deserto del Sahara, ma soprattutto nel lago Malawi. È un pesce che si adatta molto bene ai vostri acquari, perché con l'età non crescerà più di tanto, quindi rimarrà comunque di piccole dimensioni, non andrà né a sproporzionare né a fare danni nei vostri appunto acquari. È di color marrone con maculature nere, pinne nere con bordature bianche, baffi ben pronunciati bianchi e coda biforcuta. La bocca, tipica dei pesci gatto, è posizionata nella parte inferiore, non è avventosa. Il suo tessuto epiteliale non è composto da squame, ma da una sottile e liscia pelle. Nonostante le sue piccole dimensioni, è un pesce che dispone di molta intelligenza e lo potremo notare dai comportamenti che assumerà. Molti lo adorano per la sua particolare nuotata, che ricorda molto quella di uno squalo. A differenza di quello che si può pensare, basandoci sull'aspetto un po' cattivo, è un pesce molto pacifico e adatto agli acquari di comunità. Tenderà inoltre a nascondersi durante le ore di giorno, trovandosi una tana, e uscirà durante le ore di notte per cercarsi il cibo, sia in superficie che sul fondo, quindi lo vedrete nuotare soprattutto nelle ore di notte. Il Synodontis petricola è un pesce oviparo. La differenza fra maschio e femmina è davvero impercettibile, se non per una maggior rotondità del ventre nella femmina, che depone le uova regolarmente se è in coppia, e di una papilla genitale più appuntita nel maschio. Ricordatevi che la riproduzione in acquari di casa è molto difficile, ma noterete comunque un'affinità fra la coppia, nuoteranno sempre insieme e questa noi crediamo che sia una cosa molto carina e benefica. Come tutti i cosiddetti pesci pulitori, a contare di quello che si può pensare, non è un pesce che ovviamente pulisce l'acquario o mangia gli escrementi degli altri. La sua alimentazione in natura è onnivora, quindi potrete dargli mangime in scaglie o compresse da fondo, ma anche artemie o larve di zanzara. Attenzione ai piccoli avannotti se avete appunto una riproduzione in corso, perché se sono più piccoli della sua bocca riuscirà comunque a mangiarseli. Il Synodontis petricola dwarf raggiunge le dimensioni massime di circa 10 cm. Il suo livello di nuotata è basso, qualche volta andrà anche a prendere qualcosa in superficie, ma soprattutto nelle ore notturne. Il range della temperatura ideale è da 22 a 27 gradi, il pH è da 7 a 9, mentre invece il KH da 3 a 12. In ogni caso è un pesce molto adattabile, senza ovviamente esagerare con i valori, ma non soffrirà sbalzi. Se ti stai chiedendo ma quanto costa un pesce del genere, dato che non è molto comune, in realtà lo puoi trovare intorno ai 10-15 euro massimo se lo compri da, diciamo, da avannotto o comunque da pesce piccolo, quindi non preoccuparti per questo. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua, come pH, GH e temperatura, per una maggiore conoscenza su alimentazione e cure dei pesci, dall'allevamento degli avannotti alla prevenzione delle malattie, vi invito a cliccare sulla playlist italiana Consigli di Aquascaping e materiale tecnico. Vi ringrazio per essere stati con noi su Aquascaping Lab, vi consiglio di commentare se volete appunto sapere altre informazioni qua sotto, cliccare mi piace e iscrivervi al nostro canale ufficiale per rimanere sempre aggiornati su nuove schede tecniche di pesci e allestimento acquari.